tutti, facendo il nome della vostra amica. Sì, pacchettino, pacchettino. Da newcraftcake.com, un altro sito di Diamond Painting, ma ho preso alcune cosine molto pucciose, molto carine, adesso vado subito a farvi vedere. E niente, vi ricordo il link sotto nell'info box, e poi se c'è qualche eventuale codice sconto trovate sempre tutto lì, andate sotto, scorrete e guardate nell'info box. Io ringrazio loro, ringrazio sempre voi che mi seguite. Allora andiamo a tirare fuori le tre cosine che sono qua dentro, e la prima che vi faccio vedere è questa super gigante, che è un'altra scatola. Amica, cosa te ne fai di tutte queste scatole? Servono, servono. Andiamo ad aprirla. Servono sempre, servono sempre. C'è la leggenda, fa i suoi brillantine. È anche veloce questa da fare, sono quasi tutti abbastanza grossi, qualcuno piccolino. Vabbè, si apre così. Qua, come al solito, c'è la sua piattaforma qua per tenerla aperta, e il disegno è questo qua. La decalziamo un po' così lo faccio vedere bene. È questo fantastico fiore barra mandala, non so, chiamatelo come avete voglia voi. La scatola è bella grande. Qua abbiamo tutto il suo kit brillantini. Aspettate che forse è meglio che la chiudo, perché sennò viene su troppo alta. Facciamo così, ecco, così la vedete bene. E qua vabbè, c'è sempre il suo kit, anche la pinzetta, c'è cera, vassoietto, penna. E questa è la scatolina, che andrò molto brevemente a fare, non so quando. Poi ho preso questi. Aspettate, te la faccio, arrivo. Sposto un attimo qua, se no. E sì, vi faccio vedere. Sono quei giochini con la biglietta, che non so se vi ricordate da bambini, dovete farla arrivare fino al centro, e qua trovate davanti l'unicorno che voi dovete andare a decorare, e poi diventa un portachiavi, non so, dovete attaccarlo dove volete voi, insomma, col suo moschettone. E qua andate ad attaccarci tutti i suoi brillantini, e sono due unicorni, uno diverso dall'altro, molto molto carini. Vado a mettere via tutto, che non voglio perdere niente. Allora, così. Voilà. Eccoci qua. Poi, l'ultima cosa, ma non da meno. Wow, fantastiche, le vedo già, sono troppo troppo belle. Sempre il kit, anche questi hanno la catenella e il moschettone, perché potete fare diventare portachiavi, attaccarli dove avete voglia voi, insomma. Ah, qua si è staccato così. Ah, perché la faccina non è da mettere in... Adesso vi faccio vedere. Allora, vabbè. Tutti i suoi diamantini da attaccare. E poi abbiamo, penso questa sia Ariel, è rossa, tutte di qua sul vestito dovete andare ad attaccarci tutte le i vostri brillantini. Poi abbiamo questa, è Rapunzel, credo proprio di sì. Questa è Cenerentola, che carina. Poi abbiamo la mia Belle. Oh, quanto è bella la mia Belle. E poi Biancaneve, che si stacca qua, però è qui che deve essere adesivo, per quello che è qua. Sono troppo troppo belle, fatte bene, carine veramente, molto molto belle le principesse. E sono 5, una diversa dall'altra, con tutto il suo kit. Adesso vado a mettere via tutto, se no non voglio perdere niente. E poi andrò a farle con calma. E queste erano altre 3 cosine prese da appunto newcraftday.com. Ringrazio voi, ringrazio loro, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao dalla Nika.